Allora andiamo su una sfida allenatore e faccio vedere come funziona il gioco. Dell'Idivil, intanto, se ti interessa, sappi che io adesso sto facendo questa live come tutorial, ma poi andremo a ricaricare il video montato e tutto su YouTube. E a diciamo ci farò probabilmente una serie, soprattutto se vedo che c'è un po' di seguito, visto che penso che il live, comunque un gioco a carte, possa funzionare bene. Allora. Quindi canale YouTube su cui la Il, ricaricherai, esatto, perché sennò chi cazzo lo sa. è vero, il canale YouTube si chiama Le Marmotte Ferite. E allora, per adesso non c'è granché, intanto che cerca nei tempi morti, cerchiamo di introdurvi anche al nostro progetto. Ecco. Nel canale YouTube ci sono più che altro live ricaricate ed è un nostro amico. Un tanto Un se vinco il membro test a del croce gruppo, cioè. di un membro del gruppo nostro. È che sto concentrato anche su tirare le monetine perché non riesco a vincere anche una monetina, mi trigga. Ok, e vi spiego subito come inizia a funzionare il gioco. Allora, questa è la prima fase, quindi a noi ci vengono date 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte. E con comando qui in chat. Allora, effettivamente, devi sapere che questo canale purtroppo non è ancora usato troppo. Io sono mod appunto nel canale del nostro amico, quindi ho fatto tutto sull'altro canale dell'amico nostro, c'è cioè, comandi, bot, emote, tutto. Qua Sotto non c'è invece un sul mio cazzo, non c'è scusa. niente, un po' trascurato. Però allora dovrebbe essere comunque collegato, in caso che il mio collega qui a fianco, Sto cercando di linkare esatto, il. mi linka il canale, fa un favore. Cioè, linko un video a caso il canale e poi da lì. Ok, allora cerco a spiegarvi il gioco. Come funziona? Vedete qui in alto a sinistra la carta, avete il tipo Pokémon, questo è un Pokémon base, si chiama Ponyta. Elimina il link. C'è razzismo verso YouTube, quindi. Allora ragazzi, qua anche la piattaforma mi sta rema contro. Non link al video. Allora, guarda, Io comunque cerco altro. se cerchi esatto le marmotte ferite su YouTube lo trovi, tutto attaccato. E in più, se guardi sul mio profilo Twitch, comunque dovrebbe esserci il collegamento al canale YouTube. Cioè, l'avrei messo. Se guardi tipo sulla descrizione del canale, questo qui di Twitch. Quindi, allora, come vedete, questo è un Pokémon base. Quindi i Pokémon base possono essere giocati subito. Questo, diciamo, è il Pokémon attivo, mentre qui c'è la panchina. Quindi voi potete avere un Pokémon attivo più, fino a massimo, 5 Pokémon in panchina. Ora, diciamo, il primo turno non abbiamo potuto fare evoluzioni. Ora che è il suo turno, secondo turno, noi possiamo mettere Rapidash, che appunto, come vediamo qua in alto, è fase 1, quindi vuol dire che è l'evoluzione, la prima evoluzione di Ponyta. Lo possiamo mettere. Ogni turno noi possiamo dare un'energia, e l'energia in genere rimane fissa, a meno che la mossa che noi andiamo a usare non ci dice il contrario. E attaccare. Il turno finisce una volta che io ho attaccato, quindi nel momento in cui attacchi non posso fare più niente e il turno termina automaticamente. Qual è la condizione di vittoria? La condizione di vittoria è finire queste carte premio. Iniziano entrambi i giocatori con 6 carte premio. Ogni volta che noi battiamo un mostro dell'avversario, noi prendiamo una nostra carta premio e la aggiungiamo in mano. E una volta che appunto ne abbiamo 6, abbiamo cioè una volta che abbiamo finito le carte premio, abbiamo vinto la partita. Ora, altre cose da dire è come si bilancia il gioco, perché come avete visto nel mazzo prima, io ho delle carte che hanno 260 di vita, hanno attacchi GX, no? Primarina GX per esempio ha 260 di vita, ha attacchi e toglie 120 più la mossa GX, eccetera, eccetera. Come viene bilanciato il tutto? È abbastanza semplice e funzionale, io mi oserei dire. Più il mostro è forte, e più una volta battuto tu ottieni carte premio. Ovvero, se io batto un mostro CX ottengo due carte premio invece di una sola. Se io batto un mostro normale, come questo Psyduck, per dire, come tutte le carte dei mazzi tematici, ottengo una carta sola. Intanto qui vi faccio vedere che oltre all'attacco noi possiamo anche ritirare il Pokémon. Per esempio, non voglio che questo Charmander mi rimanga qui a prendere gli attacchi a gratis. O magari rischiare un Charmander, eccetera, che comunque già c'ha dei danni. Quindi lo ritiro.
pagando l'energia, pagando un'energia la scarto proprio. Qui in basso vedete il costo di tirata, vedete la debolezza, anche le carte. E io posso rimettere in campo uno dei Pokémon che ho in panchina. In questo caso metto Rapiash. Io adesso sto un pollo perché per parlare non ho né messo l'energia né fatto evolvere Charmander, però vabbè, né usato una delle tante carte che potrò utilizzare. Vabbè, sto fa un po' a caso, diciamo, perché comunque non è facile parlare e giocare contemporaneamente, però. Tutte le scuse quando lo perdo. No, no, no. Ma Ma sai, io lo faccio pensare. penso che vincerò, onestamente. Penso che vincerò. Altre cose che vedete, ad esempio, qui lui mi ha messo le carte in mezzo senza attaccare, che ha fatto? Semplice, se noi andiamo a vedere la carta sua, ha questa abilità, coda zompettante. Una sola volta durante il turno, prima di attaccare, puoi prendere la prima carta del mazzo del tuo avversario e metterla in fondo al suo mazzo senza guardarla. Le abilità sono, diciamo, delle cose speciali che hanno alcune carte e che possono essere usate tutti i turni, sia dalla zona attiva sia dalla panchina, e possono essere usate un numero illimitato di volte secondo quanti Pokémon noi abbiamo. Ovvero, se io ho, ad esempio, lui qui ha due IPOM, lui può usare due volte questa abilità. Quindi non ha, diciamo, un limite di volte in cui la stessa abilità può essere usata. L'unica abilità è che ogni Pokémon può usare la sua abilità una volta. Ok, qui intanto, come vedete, sono andato un po' avanti. Qui c'è Rapiash, che comunque è una delle carte più forti di questo gioco, perché 100 HP, 60 anni non sono tanti. Però è solo un fase 1, quindi non richiede, come Charizard, appunto, anche evoluzione in mezzo per essere, diciamo, performante, per essere al massimo le sue potenzialità. E con solo due energie mi fa 60 danni, e in più lancia una moneta, se esce testa, ti viene tutti gli effetti, gli attacchi, inclusi i danni, inflitti a questo Pokémon durante il prossimo turno del tuo avversario. Quindi capite che potenzialmente ci sono il 50% di probabilità che questo Pokémon mi Sei battibile risulti per un turno. immortale per un turno, e è molto forte per come funziona il gioco, perché vuol dire che lui non me lo può battere, non può prendere la sua carta premio, che è, diciamo, il metodo di vittoria principale di Pokémon, e io ho un ulteriore turno in cui io posso ancora piazzare energie, posso preparare Pokémon. Vedete qua, per esempio, preparare su Charizard, che è fase 2, ho dovuto mettere Charmander, poi mettere Charmino, poi mettere Charizard, dargli energie, eccetera, eccetera, quindi ci si mette turni. Stessa cosa per Nidorina. Esempio, io qui posso giocare. Anzi, guarda, sta partita me la gioco solo con i Pokémon. Poi magari facciamo un'altra partita in cui vi spiego anche le carte strumento e le carte allenatore, giocandone di più. Qui l'unica carta strumento che ho utilizzato è qua pure un po' il bucciaculo. Mi viene Nidoqueen. Infatti c'è Nidorina pronta. Infatti prima avevo sbagliato, avevo usato uno strumento, la Level Ball, per andare a prendere Charizard, ma in realtà avrei dovuto prendere Nidoqueen. Adesso faccio vedere anche il perché. Allora, faccio vedere perché io devo mettere Nidoqueen. Nidoqueen c'ha un'abilità che, appunto, ok, si è arreso, che appunto mi permette ogni turno, per ogni Nidoqueen che io ho in campo, di prendere una carta Pokémon dal mazzo e prenderla in mano. Quindi potenzialmente io avrei potuto prendere Nidoqueen, metterlo, prendere Charizard e mettere Charizard. Quindi, diciamo, avrebbe fatto molto più comodo. Diciamo, io ho giocato un po', non a caso, però insomma ci capiamo, un po' leggero, quindi non sono stato, diciamo, attento ai particolari. E come vedete, comunque già abbiamo fatto diversi punti qua, abbiamo fatto 30 punti qua se non sbaglio, abbiamo preso già le monete, quindi i gettoni non sono un problema. Allora, non so quanto è lunga la live, direi continuare, ma fare una partita più incentrata sulle carte strumento e poi magari chiudere la live, non la voglio fare troppo lunga questa. E poi le altre live, diciamo, faremo delle partite, dei tornei, eccetera. Quindi faremo un'altra partita. Vi spiegherò in questa partita, ho spiegato i Pokémon. Quello che faremo ora, cercherò di spiegarvi le carte strumento e le carte allenatore. Ho vinto, lancio moneta. Giuro che è da ieri, cioè le 9 vittorie di fila. Intanto non inizio io. È da ieri, che non so, avrò fatto 11-12 partite ieri, un'altra poi oggi, che non vinco un lancio moneta. Questo è il primo. Ok, come vedete qua. Come io con Marco.
Sì, vabbè, allora perché sono 7. Vabbè, 7 carte, noi possiamo mettere giù solo i Pokémon base all'inizio. Io metto Nidorina, Nidoran femmina, scusate, come Pokémon attivo, e poi visto che un altro Pokémon base metto qui Charmander come Pokémon in panchina. Ed ho finito. Un'altra cosa che non vi ho detto, che è molto importante, che è la seconda modalità di vittoria per vincere, è battere il Pokémon attivo dell'avversario quando l'avversario non ha Pokémon in panchina, quindi non può sostituire il suo Pokémon, noi abbiamo automaticamente vinto. Ora, vi ho detto, vi parlavo vi parlavo delle carte strumento, delle carte allenatore, ovvero sono queste carte qua in grigio. Allora, parliamo dicendo, qual è la differenza tra una carta strumento e una carta allenatore? Come vedete qui dalla carta in alto a sinistra, vedete la scritta strumento, una carta allenatore, vedete la carta allenatore. E c'è una differenza, diciamo, che è la principale, ovvero le carte allenatore può essere usata una sola volta per turno. Quindi, anzi qui prendo un altro di Gran Femmine perché proprio questo mi morirà. Ovvero, io magari ho tre carte allenatore nella mano, io posso usare una per turno. E le carte allenatore in genere sono più forti. Ecco, vedete, mi fa pescare tre carte. Quindi insomma, è parecchio forte, è una carta aiuto, ecco, no, allenatore, scusate. È una carta aiuto, cioè è una carta allenatore tipo aiuto. Vi fa pescare tre carte, però una carta aiuto può essere giocata una sola volta per turno, mentre una carta strumento può essere usata più volte per turno. Quindi io prima ho usato la Minor Ball, avrei potuto usare subito dopo anche la Timer Ball, perché come vedete qui è una carta strumento. Ora, lui ha un trico qui a cui non sta dando energie, quindi probabilmente questo anche è un trico, diciamo, sacrificabile, esatto. Vabbè, si è reso. Ragazzi, comunque io non penso fare un'altra partita. Vi ho spiegato come funziona le carte strumento. Penso avessi spiegato un po' tutto del gioco. Ecco, qua vedete, altri 4 ticket per il torneo. C'è veramente bisogno di shoppare? Io dico no. È ovvio che se uno proprio è fomentato, non può aspettare una settimana per farsi quelle partite, per accumulare un po' i soldi, un po' i ticket, eccetera, è ovvio, vuole essere subito competitivo, vuole subito avere il mazzo, shoppate. E se ve lo dico una cosa, se dovete shoppare, chiedo perdono a Nintendo, non shoppate direttamente qui, andate a cercare su Amazon, perché c'è la gente che vende i codici Mari per 40, 50, 100 pacchetti a un prezzo abbastanza ridicolo. Pacchetti scambiabili, ovviamente. Signori di Pokémon, se quindi voi fate comprare il condizionatore, esatto, mi dissocierò, esatto. Esatto. E quindi diciamo, non mi conviene shoppare direttamente in game via Mario da terze parti, in genere sono affidabili. Compra appunto i pacchetti scambiabili con pochi soldi. Ok, ragazzi, io penso che per questo video è tutto. Se ci avete dei dubbi, non fate sapere nei commenti del video o in live per chi c'è adesso, e io ovviamente vi risponderò. Ripeto che farò altre live che poi si trasformeranno magicamente in video per YouTube, quindi se siete interessati seguitemi qui su Twitch, canale Cesc97, o su YouTube, canale Le Marmotte Ferite, tutto attaccato. Illinkabile, perché qualcuno il bot male. lo potrei fare io. Un secondo, ve lo vado a cercare, ve lo linko. E insomma, rimarremo aggiornati. Compriamo nuovi mazzi. Come ho detto, io appunto ho fatto i soldi perché se oggi mai riuscivo a fare qualcosa più corto con il tutorial, poi ci facciamo qualche partita con mazzi tematici che mi consigliavate voi, oppure facciamo un po' l'unboxing, eccetera. Anzi, un po' l'unboxing lo facciamo comunque. Abbiamo quelle cosine che ho trovato ieri e le apriamo oggi. Allora, no, ho sbagliato. Mannaggia, dov'è? Ok, collezione. Intanto, dopo sto mannaggia, voglio una tua emote tipo Flanders.
No, adesso le emote. Un paio di emote prende. Cioè. Oh, sai, non trovo. Ah, ho scritto la marmotta felice. La so fuso. Le Ecca. marmotte felice. Che cazzo ho scritto? Signori, con questo condizionatore alla sveglia. Mamma, scegli i video indiani più che altro per quello. Cioè, se uscivo io normali, mai non mi aspettivo manco più tanto. Però. Allora. Vi rimando a una piccola live un po' bruttina, onestamente, forse non proprio studiata, diciamo. Se c'ero io era bella. No, quella Revolution Online. Se c'ero io era Cioè, bella. c'eri anche tu, Era sei bella. pezzo e merda. Se c'ero io era bella, appunto. Ok. La modestia Intanto, ecco, prima di sulla tutto. chat Twitch ho linkato il canale, cioè quel video, poi lo trovate il canale. Giustamente a fine video, quindi non c'è più nessuno sulla No, chat. vabbè, c'è ancora qualche spettatore. Vabbè, comunque, unboxiamo queste cose che abbiamo qui. Quindi abbiamo tre pacchetti, uno e due di legami inossidabili che non sono scambiabili, e questi tre forzieri.